andiamo, vai, vai, vai. Buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con Passaggio da qualche parte. Grazie. Ciao. In questa puntata avremo una ricchezza incredibile di argomenti, sì. Documentari straordinari e tantissima opulenza produttiva, così che possiate ricordare molto bene che noi siamo la TV e non improvvisati del web. Ecco. E chi ha orecchie per intendere crepi dentro. Partiamo come sempre con il sommario. Oggi a Passaggio da qualche parte. Società. Perché mio nonno aveva 8 figli, 2 case di proprietà, 300 milioni in banca, la vettura nuova e faceva l'operaio. Sì, mentre io bestemmio mentre mi alzo per andare da McDonald's a fare la cassiera con 2 lauree e vivo da mia mamma a 30 anni. Queste sono le parole di Caterina di Viareggio, mentre caga sulla tomba di un famosissimo socialista degli anni 80. Ma perché? Piena di rancore per le scelte sociopolitiche del cazzo degli anni da bere. Ma poi si fa una stories e diventa milionaria a fare le serate come quella che caga sulla tomba di Craxi. Incontreremo Giuseppe Lo Iacono, un inventore di Lodi che recentemente è divenuto milionario grazie al righello per cazzi falsato. Infatti, grazie alla sua invenzione, spopolata fra gli utenti di Tinder, milioni di uomini hanno rubato un appuntamento millantando dimensioni da mammut fra le proprie cosce. Alcuni studiosi di società e cultura hanno appena inserito lo zoo di 105 e i suoi componenti fra le creature più inspiegabili della Terra. Infatti, nonostante i componenti dello stesso siano fra le cose più famose in assoluto fra i lavoratori del settore dello spettacolo, vengono trattati come infetti coperti di merda da chi da anni tiene in piedi una baracca di radio solo grazie ai loro numeri. Alcuni avanzano l'ipotesi che in realtà nulla di ciò che state ascoltando sia reale e che siamo tutti frutto della mente in coma vegetativo di un fan del Bagaglino. Altrimenti non si spiega. È vero. Già, cazzo, ma la festa dello zoo di 105 la fanno o no? Perché ho visto 320 tour di radio 105 con 600 sponsor e 3000 date. Ma del programma più importante che hanno, un cazzo di vero. Peccato. Peccato. Perché sono bravi. Non come Moccia, quel copione di merda. Comunque non sono cazzi miei. Guardiamo un bel documentario e speriamo ci siano i meridionali che impazziscono. Ecco. Lui è mattino in un caldo ufficio nella provincia di Milano. Qui, stazione immigrazioni trimestrali, una specie di primate che sta in fondo alla catena alimentare dell'habitat del territorio del contribuentis, ovvero il partita IVAS libero professionistis. Basta, basta! Viva l'IVA, l'IVA, l'IVA! In queste migrazioni cadenzate dalle regole naturali del contribuentis, il partita IVAS deve soccombere regolarmente, offrendo la maggior parte dei frutti della propria caccia ad altri animali, tra i quali il commercialistis infamorum. Posso scaricare un cazzo. Eccolo il partita IVAS. È evidentemente stanco e provato, stufo di non poter vivere in maniera più serena e potersi alimentare a dovere per colpa delle continue richieste delle proprie risorse da parte del cazzo, commercialistis. Un bastardo. I due primati si incontrano nel piccolo territorio del commercialistis, che subito avanza pretese verso il partita IVAS, che esasperato inizia una sorta di manifestazione di nervosismo rituale. Ma il commercialistis ha alle sue spalle altre specie di primati molto più aggressivi, ovvero i finanzieris e i riscossorum, che sono predatori naturali del partita IVAS. Il partita IVAS è esasperato e tenta immediatamente di liberarsi della morsa del commercialistis, intonando alcuni versi di sfida e mostrando estrema ferocia dilaniando con le proprie fauci alcuni fogli presenti nella tana del commercialistis. No.
È troppo tardi. Purtroppo il commercialistis ha già inviato alcuni segnali agli altri esemplari della catena alimentare e tutte le risorse, faticosamente raccolte in un anno di caccia, vengono prelevate dal nascondiglio del partita IVAS, senza che lui possa fare nulla. Ecco qua. Ehi! No! No! Ho prelevato dal conto! Tutto l'ho portato via, tutto. La giornata finisce con il partita IVAS che rientra nella propria tana, dove lo aspetta la femmina, per passare la seguente notte a ululare il proprio richiamo di dolore, tipico del partita IVAS. Va via! Un suono che riecheggia nelle vallate, che fa accaponare la pelle e che fa percepire tutto lo sconforto ed il dolore che sta provando, mentre il proprio pelo sul cranio si dirada per il troppo stress dopo il combattimento fallimentare. Presto l'anzianità farà morire il partita IVAS, che si spegnerà con l'amarezza di non aver mai potuto vivere degnamente dei frutti della propria fatica. La sua carcassa verrà gettata in una fossa dai lavoratori dipendentes, che godranno di una lunga vita serena, grazie anche alle fatiche del primate più coglione in natura. Poveraccio. Che storia. Già, che fine di merda. Il partita IVAS, una vita di sacrifici per essere spolpato da uno Stato avido e sperperone. Alla fine, chi sta bene sono i dipendentis. Loro sì che dormono sereni la notte. Vabbè, è tutto per oggi e alla prossima settimana, dove faremo un approfondimento su una specie curiosa, ovvero l'amministratoris delegatis briocensis, un affabulatore in grado di soggiogare ogni altro primate del suo territorio per poi ficcargliela al culo. Grazie Alberto, grazie Alba. Che è il briocensis che mi ha un po' tintillato.